Ciao, eccomi con il video definiti finalmente. Ho 200 miliardi di boccettine vuote da cestinare, non ce la faccio più, sono immersa dall'immondizia. Quindi ho deciso di fare finalmente questo video per parlarvi di un bel po' di prodotti. Allora, qualcuno lo metterò da parte perché voglio fare dei video specifici per fare, no, dei video particolari che insomma poi vedrete. Però insomma la maggior parte vorrei buttarli perché non ce la faccio più. Allora, ho una busta piena, questa qua di H&M, ed una scatola piena, questa qua. Quindi sedetevi con calma, mi raccomando, un po' di pazienza. Cercherò di fare un unico video e vi mostrerò le cose in maniera veramente molto molto veloce, soprattutto per quanto riguarda prodotti di cui vi ho già parlato, quindi quelli veramente li menzionerò, ecco, l'ho finito, ciao. Degli altri vi parlerò in maniera un pochino più dettagliata. Non riesco più a parlare. Allora, il primo prodotto di cui voglio parlarvi è questo olio solido dell' Art e Natura di Azzori. Allora, questo qua è uno degli oli solidi che io ho acquistato al Festival dell'Oriente del 1º maggio. Se vi va, andate a vedere sia il video haul di tutti quanti gli acquisti, perché è molto molto carino, ci sono tante cose particolari, sia proprio il video, come si chiama, il vlog, perché nel vlog vi mostro praticamente tutto quanto l'evento, come era strutturato, organizzato. Insomma, se vi interessano queste cose vi potrebbe essere utile, vi potrebbe piacere. Allora, ne avevo comprati tre. Questo è al bambù, molto fresco, fruttato quasi, quindi è stato perfetto per la fine della primavera, diciamo per la primavera. Mi è piaciuto molto. Questi burri all'inizio non mi piacevano tanto, invece poi si sono rivelati super nutrienti, facevano la pelle liscissima, ottima, e un profumo comunque che rimaneva per un bel po', quindi a me è piaciuto tantissimo. Il sito per andare a vedere questo tipo di prodotti è www.azzori-natura.com, ve lo scrivo in sovraimpressione, ed ecco qua, piccolo. Poi un prodotto che ho finito è della Viviverde della Coop, è il deodorante delicato, questo qua, che all'inizio mi è piaciuto, poi non mi è piaciuto, poi mi è ripiaciuto, costa poco. Se non volete fare una spesa enorme per quanto riguarda il deodorante, insomma ve lo consiglio, sono 75 ml di prodotto, non macchia, è abbastanza profumato, fa il suo dovere. In estate non lo so perché in realtà è terminato da molto tempo. Questi ragazzi sono prodotti che io ho qua da mesi, ve lo dico, quindi alcune cose le ho terminate adesso e lo vedete, ve ne parlerò in maniera più dettagliata, però queste cose le ho già utilizzate da un bel po'. E quindi insomma l'ho utilizzato prevalentemente in inverno, quindi in estate non so come potrebbe comportarsi. Un altro deodorante, già che ci sto, ve ne parlo subito. Vi avevo già accennato qualcosa, è questo della Lavera, che ha praticamente terminato il mio ragazzo perché io non l'ho usato più. La profumazione non era fantastica, nel senso che pur essendo al lime, doveva essere molto fresco, lo è abbastanza, però è anche abbastanza zuccheroso, un profumo un po' zuccheroso, che non è che mi ha fatto impazzire, soprattutto avendo l'alcol tipo al primo posto, cosa che non avevo letto, mi irritava tantissimo. Quindi io l'ho abbandonato, ho detto: Luigi, vuoi provarlo tu, vedi se ti dà fastidio, se no lo buttiamo. Invece lui si è trovato molto bene, quindi può darsi che io, non lo so, essendo donna, avendo le ascelle un pochino più delicate, perché insomma le depilo, può darsi che può dipendere da quello, semplicemente lui è uomo, ha la pelle più tosta. A me non è piaciuto, a lui sì. Eccolo qua, della Lavera, lo ricomprerei? Assolutamente no, perché voi sapete qual è il mio deodorante preferito, penso che ormai comprerò sempre solo quello. Poi, allora, ho terminato ben due prodotti, due lozioni Rich definiti della Biofficina Toscana, e ho acquistato ultimamente da Timiama a Pescara la terza confezione. Voi sapete che amo questo prodotto, mi piace tantissimo, anche se ultimamente, forse perché ho i capelli più lunghi, non mi dà quel riccio definito di un tempo. Però comunque è un prodotto che a me piace, è certificato comunque biologico, non testa sugli animali, è una ditta italiana, preferisco dai soldi a loro piuttosto che provare altri 100.000 prodotti in questo momento. Allora, poi ho terminato questo, che è un sapone che mi è piaciuto tantissimo. È della Fitorelax, madonna, ci stanno i peli di Yuki ovunque, ed è un sapone liquido mani, viso e corpo della Fitorelax, la linea oliva. Voi sapete che un periodo ho avuto la curiosità di provare questa linea, anche perché
era facilmente reperibile perché si trova da acquistapone, spesso era in saldo, cioè diciamo con gli sconti, e quindi ho provato vari prodotti. Devo dire che le creme a mani non mi sono piaciute tantissimo, infatti ancora stanno lì e cerco di consumarle. Mentre questo sapone io probabilmente lo ricomprerò perché innanzitutto ha un inci buono. E poi mi piace tantissimo, l'odore è spettacolare, fresco e buonissimo. Sì, mi piace veramente veramente tanto. E poi la formulazione è molto soffice, leggera, non fa troppa troppa schiuma, non è aggressivo ed è ottimo anche per struccarsi. Io qualche volta l'ho provato tipo la sera, non andava col cotone, così ho provato ad utilizzarlo anche come struccante e mi ha struccato tranquillamente gli occhi. Voi sapete, non uso il fondotinta, quindi non so, con un viso un po' più truccato, come si potrebbe comportare. Però se siete soliti utilizzare soltanto gli occhi, al massimo il correttore, questo me l'ha struccati perfettamente. Poi un altro prodotto simile, diciamo, sempre per detergere il viso, è questo prodotto della linea Provenzali Bio per la linea Bimby. Voi sapete che mi è piaciuto, poi non mi è piaciuto, non lo so. Io adesso come adesso, se ci ripenso bene, anche in base ad altri prodotti che ho utilizzato, mi sento assolutamente di promuoverlo. Mi piace tantissimo, però non come struccante, anche perché non nasce come un latte detergente per noi donnine, ma per i bimbini. Quindi come detergente mattutino, fresco, leggero, molto molto soffice, abbastanza liquido, è perfetto. La profumazione a me piace molto, è neutra, delicata, no, da gioia la mattina, veramente, ha un effetto, non lo so, felice, quindi mi piace, è extra dolce, quindi se avete la pelle particolarmente delicata ve lo consiglio per detergere il viso. Poi, sempre dei provenzali, è l'olio di karité. Come sapete, questa è la seconda confezione, mi è piaciuto tantissimo da utilizzare soprattutto in autunno, inverno, primavera. In estate non l'ho usato più, anche perché in realtà era terminato, però l'ho usato qualche volta da abbinato ad una crema viso che probabilmente starà qui, in mezzo a questi mille mila prodotti, sì. L'ho usato per rendere un pochino più ricca e per far assorbire un pochino meglio questa crema. Allora, come vi avevo già detto in qualche altro video, questa dovrebbe stare nel video haul dello shopping olandese che ho fatto a Pasqua. Vi metto il link nell'info box se eventualmente siete curiosi di vederla, di vederlo il video. Ed è della linea della marca Detrai, della linea Be Natural. Ed è una crema da giorno. Allora, il profumo non era niente di particolare, abbastanza neutro, buono. La texture sembrava molto leggera, soffice, ma allo stesso tempo ricca. Però una volta spalmato sul viso, questa crema era come se non ce la faceva ad assorbirlo bene, cioè lasciava la pelle non secca perché sembrava quasi appiccicosa, però allo stesso tempo non idratava tantissimo. Allora, questa è una linea certificata, una marca certificata BDIH, semplice all'apertura, dovrebbe essere anche cruelty free da quello che ho capito, però ho avuto l'esigenza di utilizzarla insieme a questo olio, giusto una o due spruzzatine, non di più, però in questo modo è come se veniva assorbita meglio e non veniva risucchiata subito dalla pelle, ma riuscivo a stenderla e. Però devo dire che non l'ho amata, l'ho finita proprio a fatica e di là ho la crema notte, stessa cosa. Cioè, ora l'olio è pure finito, vediamo se aggiungerò l'olio di sesamo, di oliva. In qualche modo la utilizzerò, però da sola, contate che l'ho utilizzata sia in primavera sia in estate. In inverno non credo proprio che sia adatta. Un'altra cosa dei provenzali, un altro prodotto dei provenzali è l'olio di mandorle dolci. Questo è un prodotto che io ho utilizzato veramente sempre. Però ultimamente non l'ho voluto acquistare più perché le ultime due confezioni che ho acquistato avevano un odore particolare, come se fosse rovinato. Quindi non so se in realtà ce l'avevano da tanto tempo, qualcuno l'aveva aperto, perché questo ha un po' di 12 mesi. Ora, non so, erano anche confezioni arrivate da poco, cioè con lo scaffale pieno, insomma, non è che erano le ultime lì dietro così. Eppure, un odore pessimo. È un peccato perché io comunque amo utilizzare gli oli dopo la doccia piuttosto che utilizzare le creme. Cioè, adesso in estate sì, le uso le creme, sono soffici, quelle più leggere, però in generale, soprattutto dopo l'attività sportiva, preferisco un olio, a parte perché puoi massaggiarlo un bel po'.
E poi perché stai già sotto la doccia, non devi asciugarti poi nello spogliatoio, mettere queste creme, è più comodo davvero. Però fatemi sapere se anche voi avete notato questa cosa della puzza. Poi, che bello che ho finito tutti questi prodotti. Allora, ho finito il mio amato fantastico, ve ne ho parlato ultimamente, Dr. Bronner's Magic Soap, questo agli agrumi, il mio preferito. Io ne ho provati tanti, l'ho provato quello alla lavanda, ho provato quello all'eucalipto, ho provato quello al tea tree oil, ma la leuca che ce l'ha il mio ragazzo, e ho provato questo, finora questo è quello che mi piace di più. Perché ha un profumo sì di arancia e di agrumi, però ha un retrogusto quasi di incenso che a me piace tantissimo. La recensione è un pochino più dettagliata, la trovate nel video del mio beauty da spiaggia, quindi vi metto il link nell'info box così. Se siete curiosi di saperne qualcosa in più, potete vedere quello. Ho finito i sali da bagno della CMD, questo è lo Yang Yang, buonissimi. L'unica pecca è che coloravano l'acqua di rosso, arancione, a me sta cosa non mi è piaciuta tantissimo. Però il profumo veramente spaziale, buono, buono, veramente rigenerante, rilassante, però allo stesso tempo particolare, così. A me è piaciuto tantissimo, questi erano 550 grammi, l'avevo preso non in offerta, però visto che dopo poco c'era un'offerta, non so se c'è ancora sul sito Ecoverde, comunque eccolo qui. Sali da bagno, buoni. Poi ho terminato il bagnoschiuma e qua forse abbiamo rifatto saponi, forse in generale, boh, vabbè, dei provenzali. Di questo ve ne ho parlato ampiamente nel video della mia body care routine Holiday Edition, quindi non mi dilungo più di tanto, però vi dico, lo ricomprerei sì, a oltranza proprio, mi piace tantissimo questo profumo, soprattutto in estate, è veramente, veramente buono questo bagnoschiuma e mi piace molto anche il packaging. Senti, tipo qualche peluccio addosso, sicuramente Yuki. Un altro prodotto di cui voglio parlarvi è questo shampoo della Lavera. Questo è all'arancia e al tè verde. Non mi è piaciuto tantissimo ed è il secondo prodotto Lavera per capelli che io acquisto. L'altro era la rosa, questo arancia e tè verde. Non so se ne acquisterò un terzo di shampoo Lavera o in generale prodotti Lavera per i capelli perché non sento che mi lavano benissimo i capelli, cioè sicuramente questo è meglio di quello alla rosa, sia come profumazione sia proprio come tipo di prodotto, però mi rendo conto che non lava benissimo, preferisco comunque gli shampoo della Biotoom dei quali vi ho già parlato in passato. E un altro prodotto Lavera che invece non mi è piaciuto per niente è questo balsamo alla rosa. Questo doveva essere un balsamo riparatore, invece in realtà i capelli io li sentivo comunque abbastanza secchi, nell'applicazione era denso, pastoso, appesantiva molto i capelli, non li districava quasi per niente, quindi mi dispiace, ciao balsamo alla rosa, non ti voglio mai più vedere. Poi un altro balsamo che mi è piaciuto nì e del quale vi ho già parlato in un video dedicato proprio ai prodotti Sante, è questo qui. Allora, questo a differenza di questo Lavera, pur non essendo fantastico, però alla fine mi dava una bella resa sul capello, nel senso che districava abbastanza, nutriva abbastanza i capelli, me li dava morbidi, insomma lucidi soprattutto. Infatti mi pare che questo è un balsamo sì, lucidante, quindi faceva il suo dovere, però non penso che lo ricomprerò anche perché costicchia e il profumo è pessimo, cioè profumo è, dire profumo è veramente un parolone. Poi ho terminato le due. Ah, qualche prodotto forse già ce l'avevo da un po', quindi non so se ve l'ho già parlato nell'altro video dei finiti, però era già nella scatola, quindi io vi dico tutto. Poi se ve l'avevo già parlato, insomma, non fa niente, facciamo veloce veloce. Allora, sono questi due prodotti della Marcina Gebhardt, sono due lozioni, lozione Happy Aging, lozione Ginseng, questa mi è piaciuta tantissimo. L'ho utilizzata soprattutto in primavera, questa Unni, ve ne ho parlato in maniera un po' più dettagliata nel video dedicato alla Martina Gebhardt, il video monomarca insieme a Lara. Ciao Lara! Quindi insomma non mi sto qui a dilungare nelle caratteristiche, profumi, cose, vi rimando direttamente al video Martina Gebhardt così avete modo anche di avere dei dettagli un po' più precisi riguardo questi prodotti. Allora, poi questo bagnoschiuma mi è piaciuto molto, Sensure, è tonificante. L'unica cosa, l'odore di muschio bianco a me in generale non fa impazzire, però devo dire che questo, a differenza
degli altri prodotti al musco bianco è abbastanza delicato, non c'ha un odore poi così stucchevole e poi il formato è ottimo, soprattutto da viaggio, sono 100 ml, ora la Sensore ha preso la certificazione ICEA, meglio così, piuttosto che niente. Poi ci sono un solare e un doposole. Allora, il solare è questa crema dell'Equilibra che ha un INCI pessimo, però come crema si stende facilmente, protegge, non è poi così male, ha del dalle dentro, è resistente all'acqua, comunque mi sono trovata abbastanza bene, non costava poi così tanto, ma io questa l'ho comprata tipo l'anno scorso. Ho voluto terminarla, infatti vedete è scolorita, cancellata, devastata, perché in realtà l'ho utilizzata quest'anno per terminarla, quindi ora come ora non la ricomprerei, sia per l'inci in generale, sia perché l'odore non mi è piaciuto tanto. Poi invece il latte doposole, questo mi è piaciuto abbastanza, della Vivi Verde Coop, non ha oli minerali, parabeni, siliconi, coloranti, PEG, polimeri sintetici, è abbastanza nutriente. Eccomi, allora si è spenta la fotocamera, non ho potuto continuare a girare il video immediatamente e nei giorni successivi. Quindi riprendo adesso, nel frattempo ho terminato altri prodotti, quindi approfitto per fare un unico video. Stavo parlando del latte doposole della Vivi Verde Coop. Allora, mi sono trovata abbastanza bene con questo prodotto. Ha gel d'aloe e olio d'argan provenienti da agricoltura biologica. È un prodotto abbastanza denso, però allo stesso tempo idratante e non troppo pesante. Quindi idrata e nutre la pelle e dà un odore gradevole, quindi io mi sento di promuoverlo anche perché non costa tantissimo. Non ha oli minerali all'interno, non ha parabeni, non ha siliconi, coloranti, PEG e polimeri sintetici. Quindi un prodotto con cui mi sono trovata bene. Un prodotto invece con cui non mi sono trovata benissimo e che ho avuto già modo di descrivervi in maniera abbastanza dettagliata in un video a parte, è questa lozione tonica viso dell'Erboristica di Atena. Come voi sapete, questa è una marca che mi piace abbastanza per quanto riguarda alcuni prodotti, soprattutto per quanto riguarda bagno, schiuma e crema viso. Sto provando piano piano nel tempo anche altri prodotti. Però devo dire che questo non mi è piaciuto per niente. Vi lascio il link nell'info box del video dedicato proprio a questo prodotto, perché ho fatto un video a parte in cui parlavo sia del tonico sia del latte detergente, e quindi non mi dilungo qui a spiegarvi tutte le caratteristiche del perché non mi piace poi così tanto, quindi vi rimando direttamente al video specifico se vi interessa. Un prodotto invece con cui mi sono trovata bene è questo shampoo della Bioturm. Questo è lo shampoo quello che dà un effetto luminoso ai capelli. L'odore non mi è piaciuto molto perché assomiglia tantissimo all'odore di marzapane. A me l'odore di marzapane fa schifo, soprattutto per quanto riguarda i prodotti. Purtroppo c'è stato un periodo in cui ho incappato costantemente, in maniera involontaria naturalmente, in prodotti che avevano questo odore, dalla crema mani della Lavera, questo shampoo, e devo dire che è una profumazione che a me nei cosmetici non piace proprio, non è affine ai miei gusti e quindi non mi piace per niente. Rispetto allo shampoo, quello il numero 108 mi pare che fosse, questo è il 102, lo shampoo quello colorato per capelli color rosso, diciamo che mi è piaciuto un po' di meno perché non aveva poi quel potere districante, allo stesso tempo lavante, che ha lo shampoo quello rosso. Quindi io rispetto all'altro diciamo che non mi sono trovata benissimo, però comunque lo reputo un prodotto valido. La cosa appunto che non me l'ha fatto amare, devo dire la verità, è soprattutto il profumo, la profumazione. Se voi non avete problemi con questo tipo di odore, comunque è un ottimo shampoo. Beh, la Bioturm piace come marca, soprattutto per quanto riguarda i prodotti per capelli, perché ho provato prevalentemente questi. Poi ho terminato questo sample che era di una crema che a me è piaciuta tantissimo, sia per la profumazione davvero ottima, sia per la stesura, per
la texture veramente perfetta, perfetta per me soprattutto in estate. E questa sarebbe la crema, la lozione per il corpo Flora di Teanatura. È stato un regalo di Margherita. Ciao Margherita, questa crema mi è piaciuta da morire, io ti ringrazio tantissimo di avermela fatta provare, credo proprio che nei miei prossimi ordini che farò a settembre la metterò nel carrello perché mi piace tantissimo. L'unica cosa che è un po' difficile da trovare, comunque nei siti in cui ci sono i prodotti che a me servono non c'è questa crema e se devo fare un ordine su altri siti dove trovo questa crema non ci sono gli altri prodotti, quindi siccome non mi va di fare 200 ordini in siti diversi, o temporeggio a comprare questa oppure faccio prima un ordine, nel sito dove posso trovare questa crema e poi vediamo gli altri. Devo ancora decidere perché sto smaltendo tantissimi prodotti come vedete in questo video, quindi, non voglio subito fare un ordine, ed accumulare altre cose. Ora che ho preso questo bel ritmo, di non acquisto e di smaltimento prodotti, mi sta piacendo questa cosa perché avevo accumulato veramente tantissime cose ed è veramente uno spreco, soprattutto perché i prodotti eco bio, quindi i prodotti con ingredienti interamente naturali, si rovinano anche relativamente presto. Alcuni hanno addirittura un PAO di 6 o 3 mesi e accumularli e poi farli rovinare è uno spreco. Allora, un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo e di cui poi vi parlerò in maniera un po' più dettagliata in altri video è questo gel d'aloe della BioEarth. Allora, è il gel d'aloe che io per ora mi sento di promuovere a pieni voti ed è il migliore di quelli che ho provato. Ho provato quello dell'Equilibra, ho provato quello della Kobashi che è molto molto più liquido, ho provato un altro che non mi ricordo qual è, e poi ho provato questo che secondo me è il più buono. Ha un rapporto qualità-prezzo un po' pesantuccio, nel senso che 100 ml costano come un classico gel d'aloe da 200 ml, cioè su 10 euro, 9,90 euro. Però io mi sento di promuoverlo perché mi sono trovata molto bene, soprattutto mi è capitato di avere delle scottature sia sul braccio sia sulla mano, non date dal sole ma date dai fornelli, dal forno. Ho applicato questo e dopo veramente una ventina di secondi già non avevo nessun tipo di dolore, di fastidio, di prurito, insomma, veramente immediato, efficace. Questo è il 99% la concentrazione. Naturalmente lo taglio perché cerco di utilizzare i prodotti fino alla fine e questo l'ho ricomprato. La certificazione ACEA è il PAO di 9 mesi. Poi un altro prodotto che mi è piaciuto tantissimo, ve ne ho parlato veramente all'infinito in tanti miei video, soprattutto nel video della skincare routine da 10 lodi, quindi vi rimando eventualmente a quel video se volete una descrizione più dettagliata del prodotto, è questo siero viso antiossidante, è un po' che non faccio video, non riesco a riprendere il ritmo, mi si intreccia la lingua. Il siero viso antiossidante per pelli spente e mature della Biofficina Toscana, è un siero che io vi consiglio soprattutto in autunno e in primavera. In inverno non lo so perché ho avuto modo di utilizzarlo prevalentemente in primavera e in estate e forse per l'estate non è estremamente idratante, quindi io lo consiglio più nelle mezze stagioni. Sono sicura che in futuro lo ricomprerò. Ora sto terminando il siero viso, quello dei provenzali bio, e vabbè, non c'è paragone, poi hanno. Cioè sono formulati proprio in maniera diversa, quello è un po' più idratante, addirittura può essere utilizzato come una crema viso se avete una pelle particolarmente grassa o mista. Ve ne ho parlato dettagliatamente di quello del bio dei provenzali nell'ultimo video, quindi vi rimando all'ultimo video. Invece se volete una descrizione più dettagliata di questo, guardate nell'info box perché vi metto il link del video della skincare routine da 10 lode. È un prodotto da 10 lode, davvero mi è piaciuto tantissimo, un regalo graditissimo e ve lo consiglio vivamente. Un prodotto che non è assolutamente eco bio e che, oh mio Dio, non lo comprate mai, è questo solvente extra delicato, coraggiosi a scrivere sta cosa, per unghie senza acetone, che ci sta dentro l'acido muriatico, è aggressivissimo. Questo Mille Luci l'ho comprato ma forse un anno fa, è durato tantissimo, questo è vero, è efficace nel senso che toglie lo smalto in maniera molto molto rapida, però ha un odore aggressivo, cioè io se fosse stato acetone, punto, ok, lo sai, è fatto così,
abbiamo usato tutte l'acetone con acetone, quindi sappiamo a cosa andiamo incontro. Però se io l'ho comprato proprio perché c'era scritto extra delicato senza acetone e poi mi ritrovo questo odore aggressivo, fortissimo, cioè, secca tantissimo le unghie, cioè, no, anche no. È un Made in Italy 500 ml e questo qui è l'INCI. Non cadete in questo tranello, questo era un boccione grande, ora l'ho visto piccolino da quel sapone, l'ho lasciato là perché veramente non si poteva assolutamente usare. Allora, finisce qua il video dei finiti, finalmente sono riuscita a terminarlo e lo caricherò oggi stesso, spero che vi sia stato utile in qualche modo e ci vediamo al prossimo video. Un bacio, a presto. Questo shampoo è appunto...